nazionale del PD Lazio si riunisce per la prima volta dopo il discorso dinanzi al Consiglio dei Ministri e la presentazione delle riforme che metterà in campo. Sentiamo che cosa ne pensano. L'intervento sull'IRPEF, se fatto in deficit, è utile a dare ossigeno all'economia. Il preannunciato decreto sul lavoro invece va radicalmente cambiato, perché invece che un contratto a tutele crescenti, che era l'obiettivo, si preannuncia un contratto a precarietà permanente. Il discorso di Renzi è nello stile di Renzi, nel senso, sì, io credo che il valore più grande che lui innesta nel dibattito politico è che si dicono le cose e si fanno velocemente. Mi sembra una cosa ottima, molto coraggiosa, e soprattutto devo dire che la cosa più nuova e più importante sono i tempi, il ritmo di lavoro. Le proposte sono di sinistra? Ma sono proposte che interessano gli italiani. Non credo che ci sia sinistra o destra. Come non c'è sinistra o destra? Come, siamo il Partito Democratico? Quando il Presidente del Consiglio fa delle proposte, le fa per l'intero Paese. Quando parliamo di un contributo sugli stipendi, quando parliamo di ritornare ai collegi rispetto alla legge elettorale. Poi Renzi ha dichiarato subito l'appartenenza del PD al Partito della Famiglia e al Partito Socialista Europeo, più di sinistra di così. Io non mi ricordo nemmeno che l'abbiamo detto ai Bersani queste cose. Se abbassa l'IRAP del 10% e si rimettono in moto le imprese e si dà la possibilità di una boccata di ossigeno alle imprese, credo che sia una cosa di centro-sinistra più che di sinistra. Di centro-sinistra è la parola giusta. Mi sembra che un Presidente del Consiglio che si preoccupa tra i primi atti della sicurezza e del decoro delle nostre scuole, che si preoccupa di un reddito di cittadinanza per i più giovani, che si preoccupa di togliere tasse in modo tale da dare più risorse a chi ha redditi di 1.000-1.200 euro, sia un premier di sinistra. Sono l'unico modo per rilanciare questo Paese. Ha presentato un piano che rimetterà l'Italia nella condizione di crescere e di essere un grande paese in Europa. Anche se la linea del nuovo premier sembra raccogliere molti consensi, dentro dove si svolge l'incontro la lotta tra le correnti vive vegeta, al punto che l'assemblea alla fine è stata sospesa per lo scontro acceso sulle nomine alla presidenza. Dopo la vittoria alle primarie del nuovo segretario franceschiniano Fabio Melilli, ci si aspettava l'elezione a presidente della renziana Lorenza Bonaccorsi, bruciata in extremis da Liliana Mannocchi, sostenuta dalla maggioranza. Renziani solo a parole? No, tutti renziani no. Abbiamo fiducia in questo personaggio e quindi andiamo avanti con Renzi.